I cambiamenti climatici sono una grande sfida, in primis per le città e per i comuni, tutti, dai piccoli comuni alle grandi città, per un paio di motivi. Il primo è per quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo è che viviamo una nuova normalità. Eclatante nelle ondate di caldo, parlo della mia città che è Modena e che abbiamo dati che conosco, ma più o meno uguale in tutta Italia, il numero di giorni caldi oltre 30 gradi è sostanzialmente raddoppiato dagli anni 80 ad oggi. Da 20-30 siamo passati a estati con 70-80 giornate oltre i 30 gradi, con impatti sulla salute, con impatti sugli eventi estremi, con impatti sulla siccità, disponibilità di acqua, incendi, eccetera, eccetera. È un vero e proprio spostamento del clima se pensiamo che la montagna sta diventando calda come erano le città e le città del nord Italia stanno diventando calde come quelle dell'Egitto. Ma se non riduciamo anche le emissioni serra, per stare entro l'obiettivo di Parigi, 2 gradi, è quello che ho parlato anche nel mio intervento, 2 gradi, che cosa significa? Significa sostanzialmente che il clima di Milano diventerà simile a quello del nord dell'Egitto, se non attuiamo le riduzioni dei gas serra, altrimenti potrebbe diventare, diciamo, stare in un termine di vivibilità. Quindi i 2 gradi sono una soglia fra il pericoloso e il catastrofico. Mi piace una frase della segretaria esecutiva dell'UNFCCC che ha condotto all'accordo di Parigi: dobbiamo gestire l'inevitabile ed evitare l'ingestibile, quindi sostanzialmente attuare delle politiche che portino a zero le emissioni dei gas serra abbandonando i combustibili fossili. Un ultimo flash che ho parlato nel mio intervento, un problema più di meteorologia, io sono anche meteorologo, e riguarda gli allerta meteo. Non sono tanti, si parla, non sono troppi, ma sono tanti, e sono tanti perché si sta vivendo una nuova normalità. Per questo ho formulato alcune proposte di rivedere le asticelle, sostanzialmente gli allerta gialli dovrebbero essere considerati una cosa che può succedere quasi tutti i giorni, ma ragionare molto bene sulla gestione invece delle situazioni in cui la meteorologia ci può dire domani in una data regione ci può essere un fenomeno molto pericoloso ma molto locale. E in questo i meteorologi potrebbero aiutare molto, anche i meteorologi appassionati, anche le piccole associazioni, i professionisti, i comuni, per esempio con una proposta che ho lanciato di un meteorologo di riferimento per ogni comune.